Ecco, adesso mi sono ricordato, lo storico giornalista e storico si chiamava Giulietto Chiesa. Ho visto qualche suo intervento e poi è risultato, io ho visto Report, mi sembra che si chiama, su Rai 3. Che curioso, che non tutti i comunisti stanno appoggiando a Putin. Ma Giulietto Chiesa ha sempre difeso il suo amico Putin e in report hanno detto, in Rai 3, quindi non è Rai 1, non è Rai 2, non è la Mediaset, Rai 3, che secondo delle indagini Giulietto Chiesa stava nel libro paga di Putin. E Giulietto Chiesa sin da prima del 14 ha difeso Putin. Ha sempre dato a dei nazi a agli ucraini del nazisti e i russi come i buoni che hanno liberato il mondo dal nazismo. Ma cercate Brigata Wagner e vedrete che hanno le insegne delle SS. Anzi, il loro leader ha tatuati i simboli delle SS nel corpo. E poi andate a cercare Nazbol e vedrete quanti, perché per me gli estremismi si equivalgono. Infatti, l'estremismo è come un'autostrada, una doppia autostrada, andata e ritorno, c'è la destra e c'è la sinistra. E quindi non è che non c'era il copyright per usare sinistra o socialismo. Il fatto è che anche Mussolini ha fatto la Repubblica Sociale di Salò. Sociale, socialista significa qualcosa che priorizza le necessità della società, ma può anche la Chiesa c'ha la dottrina sociale e non stanno né con Dio né con il diavolo, stanno con chi gli conviene. Durante il ventennio stavano con Mussolini. Appena Mussolini è caduto in disgrazia, il Papa se n'è andato a Napoli con il re. Ma prima lo hanno utilizzato per frenare l'avanzata dei rossi. Allora, il Papa c'ha la politica sociale, la Chiesa, il re c'aveva una sua politica sociale, Mussolini ha fondato la Repubblica Sociale di Salò, Hitler, il Partito Nazionalsocialista. Perché in quell'epoca nazisti e fascisti erano rivoluzionari, ma erano nazionalpopolari. I veri conservatori erano in Italia monarchici, che erano cattolici, monarchici e conservatori. E anche in Germania i veri conservatori non si identificavano con il nazismo, che è stato un movimento popolare di massa, ma si identificavano con il Kaiser e il cattolicesimo. O il protestantesimo, ma soprattutto il cattolicesimo, e quindi erano conservatori, cattolici e monarchici, tanto in Austria come in Germania. Quindi nessuno sa oggigiorno che il nazismo, il fascismo e anche il bolscevismo sono stati movimenti non conservatori, si sono trasformati conservativi nel tempo. Lemonov o Lemon, non so come si chiama, ha fondato i Nazbol. È inevitabile che prima o poi i due trami dell'autostrada convergano. E quindi ci sono persone che cercate anche in Italia, Nazbol, ci sono molti centri di Nazbol in Italia che non trovano contraddittorio mischiare il nazionalsocialismo dei lavoratori tedeschi, cioè il nazismo tedesco, con il bolscevismo, che era anche quello un fenomeno nazionalista, e cioè comunismo e fascismo, mischiarli insieme. Anzi, ci sono molti di ordine nuovo, delle frange di ordine nuovo, che sono fascio-comunisti. E poi mi era venuta una cosa. Nessuno guarda.
alla tragedia in corso, tralasciando tutti i dettagli, la NATO, non la NATO, l'Ucraina che voleva entrare nella NATO, che non poteva entrare, che i patti che si sono fatti fino a quel momento, che non sarebbero neanche entrati in Europa per la corruzione, che adesso li si vuole fare entrare, i missili vicino la Russia, ai confini con la Russia. Ma non si poteva fare in un altro modo. Putin non poteva trovare un'altra forma di negoziare la faccenda senza dover bombardare intere città, distruggere tutta l'Ucraina. Ma tutti quelli che difendono Putin, che sono filoputiniani, poi come si è saputo di certo giornalista che è morto, che stava nel libro paga del Cremlino, Giulietto Chiesa, penso. Ecco, Rai 3 Report ha detto che lui stava nel libro paga di Putin. Allora, tutti quelli che difendono la Russia e che sono giornalisti, politici, opinologi e tuttologi che vanno in televisione e nei media sociali, io ho il timore che stiano sul libro paga di Vladimir Vladimirovich Putin. E con che coscienza possono difendere l'attuale stato di cose? Con che coscienza possono difendere la forma di attuare di Putin e del suo esercito rosso, invasore, oppressore, genocida, massacra persone? Ah, ma in Ucraina hanno il battaglione Azov. Va bene. E allora che si arriva a bombardare e a uccidere tutti gli ucraini, perché c'è il battaglione Azov. Si invade un altro paese. Prima dicevano che facevano delle esercitazioni speciali. Poi queste esercitazioni sono diventate un vero e proprio appoggio agli insorgenti del Donbass, che poi non è che le due regioni sono abitate per intero da russi o da russofili che parlano russo, ma soltanto due piccole città in quelle due province, perché gli Oblast sono province. Che poi la cosa più ironica è che molti russofili che parlano russo ma sono ucraini, adesso stanno andando contro Russia, si stanno arruolando nell'esercito dell'Ucraina per il semplice fatto che anche loro stanno subendo delle ingiustizie, dei bombardamenti, perché le bombe di Putin non sono così intelligenti e cadono su tutte le case, tanto dei filorussi come di quelli che vogliono l'indipendenza dalla Russia. E quindi è tutto un disastro, è tutto un macello, un vero macello, un bagno di sangue. Sparano su tutti i civili che ci sono in mezzo. Non è vero che sparano soltanto su quelli che hanno provocato la Russia perché vogliono l'indipendenza. Sparano pure sui filorussi, tant'è vero che adesso molti che erano russofili e che erano filorussi lasciano di parlare il russo per parlare in ucraniano in protesta all'invasione. Quindi complimenti, bel genio che è Putin, bello stratega. Voleva allontanare l'Ucraina dall'Unione Europea. Unione Europea che peraltro non ha mai voluto, l'Unione Economica Europea, avere l'Ucraina tra i propri membri. Voleva allontanare l'Ucraina e altri stati dalla NATO, come la Finlandia e la Svezia, che storicamente non ci hanno mai fatto parte. E invece è riuscito a fare il contrario. Adesso se ne è uscito in una conferenza dicendo che per lui non c'erano problemi se l'Ucraina
entrava nell'Unione Economica Europea, l'importante era che non entrasse nella NATO, ma in realtà è una delle sue forme per temporeggiare. In realtà, se l'Ucraina entrasse nell'Unione Economica Europea, gli altri integranti dell'Unione Economica Europea avrebbero il dovere di difenderla con le armi da eventuali attacchi, quindi si coinvolgerebbe lo stesso la NATO. E quindi, se in questo momento l'Ucraina, che è stata aggredita e invasa dalla Russia, entra nell'Unione Economica Europea, sta di fatto che la NATO dovrebbe reagire, perché comunque uno degli integranti dell'Unione Economica Europea, l'Ucraina, se entra, sarebbe aggredita dalla Russia, anzi sta già sotto aggressione russa. Quindi, come dire, un grande stratega Putin, sempre stato elogiato dai putiniani in Italia e nel mondo, che poi magari sono a favore di Trump come un grande leader politico. Ecco, quello che Putin ha ottenuto è stato tutto il contrario, un grande fracasso per lui e per la Russia. Pensate che il litro d'olio in Russia costa dai 30 ai 60 euro, il litro d'olio commestibile. Per non parlare di tutti gli altri generi di prima necessità, si sono dati a stampare banconote come se non ci fosse un domani. Ma questo genera inflazione, la gente compra di meno e poi cadono in stagflazione. Pensa che genio dell'economia è. E poi dice: noi non siamo come gli occidentali che sono corrotti, pensano solo al denaro. No, ma i russi, se non avranno da mangiare, a che penseranno? A Putin. E lo defenestreranno dal Cremlino. Oppure lo farà qualche oligarca stanco di non guadagnare più. Perché gli oligarchi te li compri anche in Russia col denaro. Però ecco, è riuscito a fare Putin tutto quello che non doveva fare per avere successo. E tutti a dire: che genio, che genio. Sta rovinando il proprio paese, il mondo, perché la fame, la carestia che c'è in Africa la devono anche in parte non solo alla siccità e al cambio climatico, ma anche alla mancanza di fertilizzanti e di grani, di semi. Tanto dalla Russia come dalla Ucraina, quindi la carestia che c'è in Africa, la penuria che si vive in tutto il mondo, la dobbiamo ringraziare a Vladimir Putin e a tutti i suoi oligarchi e generali che lo appoggiano in questa pazzia che non doveva mai, mai iniziare. E ci abbiamo delle persone che vanno in televisione, nella televisione pubblica, a sostenere che no, che in fin dei conti è l'Occidente che ha provocato Putin. Ma allora, quando c'è stata la guerra in Moldavia, che i scissionisti che volevano rimanere nell'Unione Sovietica hanno creato Transnistria, e sempre la brigata Wagner dei mercenari russi è entrato lì, ha fatto un macello uccidendo civili. Che è stata colpa dell'Occidente, perché è caduta l'Unione Sovietica. E poi in Georgia, quello che hanno fatto uguale a quello che stanno facendo in Ucraina, soltanto che lì hanno ceduto dopo 5 giorni. Che era colpa dell'Occidente? E poi quello che hanno fatto in Cecenia o Cecenia, che è un oblast dentro Russia, cioè una provincia russa. Ma c'erano degli indipendentisti che prima erano socialisti di matrice socialista e poi sono passati a essere integralisti religiosi quando i socialisti hanno fallito. È stata colpa dell'Occidente anche lì? O erano i musulmani ed erano anche i socialisti, i comunisti, i ceceni che volevano l'indipendenza dalla Russia? Pensateci prima a dire: ah, colpa dell'Occidente, colpa dell'Occidente se succedono queste cose, cattivi, cattivi gli occidentali. Ma
sempre colpa dell'Occidente. Lo zar Putin non fa nulla. I suoi interventi, il suo intervenzionalismo nel Caucaso, che ha sterminato centinaia di migliaia di persone, bambini inclusi, non si considera. Ah, ma perché, dice la ministra dell'interno russa, che se non pensa come Putin, non ti dico che fine fa. Ma perché voi occidentali avete bombardato Panama, avete bombardato il Medio Oriente, Iraq, Siria, Libano, Libia? Vabbè, ma allora voi giustificate questa guerra fatta adesso nel 2022 di invasione, di occupazione e di sterminio del popolo ucraino, perché nel passato si è fatto di peggio. Allora dico, è come se l'Italia attaccasse San Marino dicendo che tanto nel passato, non so, gli Stati Uniti hanno lanciato due bombe atomiche in Giappone. Quelli di San Marino saranno contenti di sapere questo. Gli italiani ci attaccano, ma perché tanto, non so, gli Stati Uniti hanno fatto così tante cose, così tante robe, che adesso gli tocca farle agli italiani. Che facciamo? Passiamo a baionetta tutti gli abitanti di San Marino? Occupiamo il Titano e poi imponiamo leggi draconiane? Gli mettiamo a ogni cittadino un cappio al collo nel caso in cui potesse servire attaccarlo da qualche parte, in qualche albero? No. Allora io mi chiedo, come mai c'è gente che, non so, forse per ragioni ideologiche, forse perché si vogliono distaccare dagli altri e fare vedere che sono unici, ma ci sono delle persone in Italia e in Occidente che anche adesso sono filo putiniane e che credono che ci sia una cospirazione dell'Occidente che ha provocato tutto questo, quando l'unico responsabile è Putin e il suo entourage, perché non è un governo democratico, un governo nel quale si uccidono i giornalisti e gli oppositori politici, dove vince sempre lui e Medvedev. Medvedev e Putin, Putin e Medvedev. È successo negli ultimi 20 anni. 22. Da quanto tempo sta Putin? Vuole forse vincere il record di Giulio Andreotti, che è stato più di 50 anni al potere? Eh no, basta, insomma. Quindi io non posso proprio capire come si sta a difendere l'espansionismo commerciale cinese, che appoggia le dittature in Africa, che opprime i tibetani, i Manciù, i Mongoli e gli Uiguru, tra i tanti popoli. E come si possa difendere questo espansionismo russo che esiste, non esiste solo l'espansionismo americano, che va oltretutto contro i nostri stessi interessi? Ma si può essere così masochisti? Oppure si è dei troll pagati da Mosca? E con questo interrogante retorico vi lascio. Mi raccomando, commentate qui sotto cosa ne pensate e condividete questo video affinché altri possano commentarlo.